Sono partito dal Monte Torto per andare al Monte Cardoso. Guardate che spettacolo questo sentiero, bisogna stare attenti perché si inciampa. Ai lati guardate che dislivelli ci sono, è pieno d'erba. Nell'erba normalmente fanno i funghi. Io comunque devo percorrere il sentiero che da entrambi i lati ha dei precipizi e una ruspola, lasciamola perdere. Sentirete lo scricchiolar delle foglie sotto i miei scarponi. Mi viene la voglia di darvi un modestissimo consiglio. Quando le foglie scricchiolano al vostro passaggio, non andate a fondo. La ragione mi pare evidente, secco. Io ho fatto questo bellissimo percorso e ho trovato un porcino marcio. L'ho lasciato ovviamente, cosa me ne faccio? È tutto salita e discesa. Il Monte Cardoso ha una ventina di metri in più di altezza rispetto al Monte Torto. Da entrambi i lati comunque ci sono dei bellissimi spettacoli perché è ricco di paeselli. Ora io bisogna che arrivi in fondo, non posso più tergiversare perché è già più di mezzogiorno. Tornerete a sentire lo scricchiolio delle foglie. Farmi evidente che non è più aria per andare a cercare funghi. Questa che vedete davanti, ora mi soffermo un attimo, c'è un po' di fiatone, indubbiamente, è un bel percorso. Guardate in avanti.